Insieme ad altri 19 primi cittadini, il sindaco di Camporotondo, Emanuele Tondi, aveva proposto delle modifiche al cosiddetto decreto Salva Peppina, ma le aspettative sono state disattese, come spiega lo stesso Tondi, sentito telefonicamente sulla questione. Questo decreto che aveva l'obiettivo di regolarizzare le strutture temporanee che i cittadini avevano installato nel giardino di casa per superare la fase di emergenza, insomma, a seguito del terremoto, in realtà non permette questa regolarizzazione. Solo per dirvi tre criticità principali: per poter regolarizzare una struttura temporanea occorre presentare il progetto di ricostruzione entro il 31 gennaio. Cosa praticamente impossibile, perché poi questi cittadini che hanno installato queste strutture temporanee hanno generalmente la casa molto danneggiata, quindi rientrano in una costruzione pesante, e l'ordinanza che per poter procedere alla progettazione è uscita pochi giorni fa, quindi no, questo già non è possibile. Poi per regolarizzare queste strutture occorre fare una dichiarazione da parte di un tecnico che queste strutture siano idonee da un punto di vista sanitario, igienico e sismico. Anche questo non è possibile, perché le norme chiedono altezze di 2,70 m, camere da matrimoniali da 14 metri quadri. Ovviamente queste strutture non hanno queste dimensioni, sono strutture molto piccole. E poi c'è il terzo problema, che se si riuscissero a superare le criticità di cui sopra, ma ovviamente è impossibile, se uno regolarizza questa struttura temporanea perde il cazzo, e anche questo non va bene, perché la gente ha comprato con i loro soldi queste strutture, anche facendo chiedendo dei prestiti alle banche con garanzia del cazzo, e quindi perdendo il cazzo un problema finanziario, insomma. Quindi ci sono delle criticità praticamente non superabili che renderanno queste strutture abusive, e quindi queste persone con un problema appunto di abusivismo dal 31 gennaio. Guai in vista sin dal prossimo 31 gennaio, dunque, per i tanti terremotati che hanno scelto di installare casette provvisorie su terreni privati, con molti di questi che già annunciano battaglia.